Vi sarete accorti che la nostra Chiesa è ancora natalizia. Non abbiamo tolto niente se non 4 lanterne e la statua di Gesù bambino. Perché con la festa del battesimo di Gesù noi concludiamo il tempo di Natale. Quel velo appeso alla croce che ci ricorda la grazia, l'amore di Dio crocifisso che andava a cadere sulla culla, adesso cade per terra, quasi a dirci: adesso tocca a voi, adesso tocca a noi. Abbiamo contemplato il mistero grande di Dio, della fantasia di Dio, che non voleva lasciarci soli, che voleva mostrarsi per quello che realmente Dio è, ma adesso tocca a noi. Il battesimo di Gesù, il nostro battesimo. Due realtà diverse, penso che non debba soffermarmi a spiegare la differenza. Gesù ha ricevuto il battesimo del Battista, un battesimo di purificazione, il Giordano che è il fiume che racconta, che raccoglie tutta la storia del popolo di Israele. In questo fiume la gente entrava, esortati dal Battista, si lasciava alle spalle una vita di peccato, si lasciava immergere nelle acque e poi riusciva. Battesimo vuol dire proprio immersione, tra i peccatori, tra quella gente che aveva bisogno di lavarsi, di purificarsi, c'è anche Gesù, il quale non aveva bisogno di essere purificato. Sarebbe una grande eresia dire che Gesù, il Figlio di Dio, aveva bisogno di purificazione. Ma che cosa ci faceva Gesù là quel giorno? Perché Gesù è andato al Giordano? E perché, come racconta l'Evangelista Matteo, in quel piccolo dialogo avuto col Giovanni Battista, a un certo punto Gesù dice: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Noi quando sentiamo questa parola, subito, subito ci viene in mente la giustizia umana. Io ti do uno e tu mi dai uno. Tu sbagli, tu paghi. Questa è la giustizia umana. Ma la giustizia nell'ambito della rivelazione non è altro che la giustizia divina. E noi sappiamo che la giustizia divina non è altro che il suo amore, che è per sempre, per tutti, in qualsiasi circostanza. Ecco cosa faceva Gesù al Giordano. Non aveva bisogno di essere purificato, ma aveva bisogno, grazie a quel gesto penitenziale, di iniziare a dire, non a parole, ma con la sua presenza, che Dio è giusto, che Dio ti ama. Punto. Fermiamoci qui. Dio ti ama. Punto. E il nostro di battesimo, il nostro battesimo l'ha inventato Gesù, primo grande dono che Gesù ci ha fatto dalla croce. Era appena morto. Siccome non sapevano se era morto, un soldato, per controllare la veridicità della morte, trafigge il costato dell'uomo della croce. L'Evangelista Giovanni, presente, testimone oculare, dice: da quella ferita uscì sangue ed acqua. Ecco il battesimo di rigenerazione. Con il dono dello Spirito, reclinato il capo, lo Spirito spirò. Però quando noi pensiamo al nostro battesimo, che è un sacramento, sacramento vuol dire che in quel momento lì Gesù Cristo in persona è presente. Sacramento è tutto ciò che è materiale, sensibile. Questa sera noi per il sacramento dell'Eucaristia utilizzeremo il pane e il vino. Domani mattina, ma anche questa sera nel sacramentale che vi inviterò a rinnovare, domani mattina celebrando il battesimo, useremo la materia dell'acqua. Ma in questa materia Cristo, lo stesso Cristo di 2000 anni fa, la sua vita, la sua potenza, la sua energia, in questo momento è realmente presente. Io tra poco non farò più la genuflessione davanti a un pezzo di pane, ma faremo la genuflessione davanti alla vita vera, reale di Gesù, in mezzo alla sua comunità.
Vi dicevo, è il nostro battesimo. E anche qui vedete, appena noi pensiamo al nostro battesimo, subito andiamo alle conseguenze. Battesimo dobbiamo fare i bravi, il battesimo dobbiamo obbedire ai comandamenti, il battesimo dobbiamo avere una vita moralmente corretta, il battesimo... Perché andiamo sempre alla fine? Andiamo all'inizio. Gesù, con quel battesimo, lo ripeto, diverso dal nostro, incomincia a dire che Dio è amore. Io, il giorno in cui ho ricevuto il mio battesimo, i miei genitori hanno voluto dirmi che prima che Don Mauro facesse il bravo, Dio è amore. Guardiamo al donatore del sacramento. Non guardiamo sempre a noi. Io e io e io. Quando pensiamo al dono che i nostri genitori ci hanno fatto, anche qui, però eravamo piccolini, eravamo inconsapevoli, ma se qualcuno vuole farci un bel regalo, anche se siamo piccolini, poi avremo una vita per approfondire quel dono, se la vogliamo usare e se lo vogliamo usare. Riceviamo questo dono inconsapevole per dirci che cosa? Che Dio ci ama. Punto. E da grande magari Dio ti ama. Punto. Questa è la bellezza del battesimo. Questa sera noi renderemo grazie facendo eco, ripeto, al battesimo di Gesù che ha compiuto ogni giustizia. Noi renderemo grazie per il nostro battesimo, ma non per quello che noi facciamo, quello viene dopo. Ma fermandoci almeno una volta all'anno, io spero qualche volta di più, nel dirci siamo battezzati, siamo immersi, non nel Giordano, ma siamo immersi in quel mistero di amore totale, di amore gratuito, appunto, siamo immersi nella realtà di un Dio che mi ama, punto, che non mi chiede niente. Altrimenti noi corriamo il rischio di trasformare anche i doni più belli in una forma morale o in un moralismo che ti fa scappare più che avvicinare a Dio. Ma Don Mauro, facendo così ci puoi depistare un po'. Io spero di no, perché nel momento in cui percepiamo che Dio è amore e che mi ama, e che mi ama sempre, e che mi ama comunque, e che mi ama anche quando sbaglio, allora io sono stupido e mi prendo gioco dell'amore. Oppure io ho questo amore per quanto potrò, con i miei limiti, anche con i miei peccati, certo, ma cercherò di rispondere all'amore. Ecco che allora il vivere da figli di Dio viene come conseguenza. Chi sei tu? Sono Mauro. Chi sono i tuoi genitori? I miei genitori si chiamano papà Mario e la mamma Anna. Ah, certo, capito. Chi sei tu? Sono un figlio di Dio. Ah, certo, si vede. Si vede. Si vede da come parli. Si vede da come ti poni, si vede da come porti avanti la tua vita. E quando dico vita, ci sono anche i momenti difficili, certo, si vede che hai un papà. Questo benedetto figlio questa sera è stato proprio Dio a dircelo. Pensate un po', nella pagina evangelica brevissima di questa sera noi abbiamo, chiedo scusa ma per farmi capire, tutto Dio presente. C'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo che scende sotto forma di colomba, immagine della Genesi, l'arca di Noè, e poi c'è Dio Padre che apre la bocca e parla. Questi è il mio Figlio, in Lui mi sono compiaciuto. Voi pensate che Gesù Cristo sapeva come andava a finire? Pensate che Gesù Cristo, siccome era Dio, sapeva che sì, avrebbe raccontato qualche cosina, poi l'avrebbero messo in croce? Assolutamente no. Anche Gesù Cristo, davvero uomo, ha dovuto cercare la strada più opportuna per poter realizzare il progetto che Dio aveva su di lui, che è la stessa fatica che stiamo facendo noi. E l'ha vinta il Signore grazie a che cosa? A quella profonda comunione col Padre che, guarda caso, noi esprimiamo con il battesimo. Sono stato battezzato. Mentre cresco, cerco di conoscere di più questo amore, di entrare di più nell'amore di Dio, perché così io, povero uomo, posso rispondere a questo amore, e rispondendo all'amore, io pian pianino porto avanti
quel progetto che Dio ha su di me, quel progetto che si chiama figliolanza, quel progetto che si chiama fraternità. Io facendo il prete, tanti di voi giovani, fidanzati, papà, mamme, bambini, ragazzi, ma parte tutto da quella roba lì. Non chiedo il battesimo perché così mio figlio non si ammala, o non chiedo il battesimo perché è tradizione, ma chiedo il battesimo perché prima ancora che mio figlio possa capire, io voglio dirglielo a mio figlio che questo Dio non è il Dio castigamatti, non è il Dio, quante volte ve lo dico, non è il Dio cattivo. Anche qui pensate all'idea che il popolo di Israele aveva di Yahweh. Quando Dio si manifestava, fuochi, fulmini, saette, terremoto. E invece Dio si manifesta in un uomo in mezzo agli uomini e ti parla di compiacimento e ti parla di figlio amato. E se noi siamo diventati figli nel figlio, allora quello che Dio ha detto a Gesù 2000 anni fa, questa sera lo dice a ciascuno di noi: io sono il figlio prediletto. E ma Signore, non è che stai esagerando? No, perché se poi io guardo al suo figlio dico: beh, evidentemente davvero sono un figlio prediletto. Se Dio deve permettere agli uomini di trattare il suo figlio così, vuol dire che davanti agli occhi di Dio siamo davvero preziosi. Vedete che allora il mio comportarmi bene viene dopo aver percepito, non capito, capiremo quando lo vedremo faccia a faccia, ma percepito che questo Dio manifestato in Gesù è venuto a dirmi che io sono figlio, che sono un figlio amato, che Dio mi vuole bene e basta. E allora la mia vita diventerà un canto di lode, la mia vita sposerà ciò che è buono, la mia vita obbedirà ai comandamenti, ma è un'obbedienza non dettata da un peso che devo portare, ma dalla gioia di rispondere ad un amore che mi precede. Quando un fidanzato vuole bene alla sua fidanzata, credetemi, lo dicevo oggi al progetto Cucciole, all'incontro dei genitori che ho avuto con loro, io ho incontrato un fidanzato che per la sua fidanzata ha fatto chilometri e chilometri e chilometri, perché, sentite il verbo, doveva regalargli una rosa blu, doveva, chilometri e chilometri, che quando è venuto a dirmelo gli ho detto: ma vai dal fiorista, il primo che incontri prendi la bianca, la rosa. Devo. E l'ha fatto, ma l'ha fatto con quello spirito di bellezza, appunto spinto da un amore che gli infiammava il cuore. Gli sarà costato un pochettino, anche solo la benzina, sì, eppure l'ha fatto. Ecco la nostra vita buona, che diventa conseguenza del fatto che siamo stati battezzati, immersi in un amore che noi non riusciamo a capire, di un amore che c'è. Quanto è umano Gesù Cristo, quanto è umano, uomo tra gli uomini, e quanto è divino. Oggi festa del battesimo di Gesù, è il prolungamento della festa dell'Epifania. Gesù Cristo si manifesta, Dio si manifesta in Lui. Quanto è umano Gesù e quanto è divino. E lì dentro ci sto dentro io, ripeto, con la mia vita che è fatta anche di peccato. Altra conseguenza e ultima: se io vivo questa immersione nell'amore, se io ho percepito che Dio mi ama e io tenterò di rispondere a questo amore, capite bene che quello che ci ha detto oggi Luca negli Atti degli Apostoli, Dio non fa preferenza di persona, lo vivremo tra di noi. Se Lui è così e mi vuole bene così, io non potrò che non corrispondere che così. Se tu non fai preferenza di persona, non la faccio neanch'io. E allora si crea la fraternità, e allora si crea la familiarità, e allora si crea la comunità, e allora si crea una chiesa credibile. Non una chiesa fatta di persone che vengono a celebrare un culto, a un pezzettino di liturgia, a quietare la coscienza. No, io vengo perché venendo qui rispondo al tuo amore, e rispondendo al tuo amore creo una chiesa viva, una comunità di fratelli dove non c'è differenza di persona, perché Gesù Cristo ha allargato le braccia per me e per te, le ha allargate per tutti. Questo è il frutto del battesimo che noi dobbiamo portare avanti giorno dopo giorno, ringraziando il Signore per questo dono, ringraziandolo di cuore,
Questo Dio che il profeta Isaia nella prima lettura ci ha detto non alzerà la voce in piazza, quante persone urlano, blaterano, anche quanti cristiani. Questo Dio non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta e non spezzerà una canna incrinata, noi che invece in 4 e 4, 8, tu sì, tu no, questo sì, questo no. Questo Dio così amore, così umano. Chiediamo al Signore questo questa sera, la grazia di vivere bene il nostro battesimo. Per continuare a vivere bene il nostro battesimo, non partiamo da noi, partiamo da Lui. Signore, mi vuoi così bene, e allora tento ogni giorno di corrispondere a questo amore. Posso concludere con un esempio molto breve. Io ho la grazia di fare anche l'insegnante, per me è una grazia grande, uno perché i ragazzi ti provocano e quindi non ti permettono di sederti, perché devi continuamente leggere, studiare, ricercare. Giovedì ho incontrato una sessantina dei nostri ragazzi, i più grandi, quelli di terza media, e mi sono permesso di chiedere a loro un piccolo parere. Detto fuori di denti, non mi vergogno di dirlo, poi magari ci sarà qualche genitore che si arrabbia. Ho chiesto a loro quanti avevano celebrato la confessione di Natale. Su 60 ragazzi la metà. Quanti erano andati a messa il giorno di Natale? La metà. Quanti, per esempio, il giorno dell'Epifania? Quasi nessuno. Io non mi spavento di questa cosa qui. Non mi spavento perché i nostri ragazzi non vengono in chiesa. Sapete di che cosa mi preoccupo? Non mi spavento perché, per fortuna, credo che il Signore ci porti tutti in mano e quindi... Ma mi preoccupa il fatto che non abbiamo ancora capito che Dio ci vuole bene e che non possiamo abusare dell'amore di Dio. Ragazzi che pochi mesi fa erano in prima fila a celebrare il sacramento della Cresima, ma dietro di loro, perché poi qualcuno va a casa e dice, vedi i ragazzi di oggi, dietro di loro c'erano i loro genitori, dietro di loro c'erano i loro padrini e le loro madrine. Ma l'abbiamo capito questo amore? Questo amore così bello, così grande. Proviamo a domandarci, ripeto con serenità. Questa sera vi invito a rinnovare il vostro battesimo, ma lo rinnoviamo in un modo un po' particolare. Adesso io mi porto alla sede, rinnoveremo le promesse del nostro battesimo, lo ripeto, partendo da Lui, non da noi. E poi, in modo molto semplice, chi lo vuole, si recherà al fonte battesimale. Nel fonte battesimale c'è l'acqua benedetta, e compiamo quel gesto che facciamo tutte le volte che veniamo in chiesa e che magari non ce ne accorgiamo neanche, che richiama il nostro battesimo. Mettiamolo il dito nell'acqua santa, facciamo il segno della croce, magari mentre noi faremo un canto dentro di voi, provate a ripetere: sono tuo figlio, io sono tuo figlio, in modo molto semplice.